La prima volta che ho incontrato Madre Teresa è stato nel 1980 in Germania, nella comunità di Essen. Mi ha ricevuto e mi ha dato un rosario e una croce. La mia prima impressione è stata la sua premura. Era venuta a trovarmi mia mamma e Madre Teresa l'ha ringraziata per aver concesso sua figlia alla congregazione e a Gesù. Quando mia mamma è andata via, lei stessa ha iniziato a sistemare il mio posto. Un approccio molto pratico il suo e molto amorevole nei miei confronti. Ho poi incontrato molte volte Madre Teresa a Roma, nella comunità di San Gregorio al Celio. Lei era già molto conosciuta, le persone volevano incontrarla e lei aveva sempre del tempo per incontrare qualcuno e ricordargli l'importanza della preghiera, la santità della vita e l'amore per Gesù e i poveri. Avevamo aperto una casa in via Carlo Cattaneo alla stazione Termini e Madre Teresa aveva invitato i giovani a venire a dare una mano, a incontrare i poveri per servirli, offrendo loro amicizia. L'ultima volta che ho incontrato Madre Teresa fu a Calcutta, nel gennaio-febbraio del 1997, poco tempo prima che morisse. Anche in quell'occasione era con noi per ricordarci di amare e servire i poveri e per ricordarci la santità della vita che è necessaria per adempiere all'opera di Dio. Oggi abbiamo 765 comunità in 139 paesi nel mondo. In Italia abbiamo 20 comunità al servizio dei poveri. Questa casa vicino al Vaticano è il frutto della visita del Santo Padre a Calcutta nell'86. Madre Teresa lo aveva invitato più volte a vedere la casa per i moribondi. È stata una benedizione così grande per la città di Calcutta, per la congregazione e per i poveri. Quando Madre Teresa si è resa conto che il Santo Padre aveva visto bene ciò che facevamo a Calcutta, ha insistito perché venisse aperta una casa anche a Roma, vicino al Vaticano. Sembrava impossibile, e invece Giovanni Paolo II ha fatto di tutto per renderlo possibile. Nell'86 è stata costruita la casa, destinata a donne con malattie mentali e senza tetto, e come mensa per i poveri. Penso che l'insegnamento più grande che ci ha lasciato Madre Teresa è che dobbiamo prenderci cura dei più poveri, perché i più poveri sono Gesù. Negli ultimi tempi, in particolare, Madre Teresa era solita insegnare alle consorelle, alle persone che incontrava, il Vangelo delle cinque dita. Prendeva una mano e diceva: «Lo hai fatto a me». Poi prendeva l'altra mano e diceva: «Io sarò, io vorrò essere santo con la benedizione di Dio». E poi diceva: «Unisci le due mani e avrai da una parte santità, dall'altra servizio ai poveri». Tra le tante preghiere che la madre ci diceva di ripetere a mente, questa era la mia preferita. «Gesù nella mia vita, credo nel tuo amore fedele e grande per me. Ti amo».